Buongiorno a tutti, amici piccoli, ma anche amici grandi sognatori. Siamo arrivati alla seconda puntata della storia della città senza tempo, che vede come protagonisti i tre piccoli cugini Federico, Camilla e Cristina. Ma dove eravamo rimasti? I tre bambini erano finiti davvero in un bel guaio. Erano riusciti a penetrare nelle mura della vecchia città e una volta dentro si erano ritrovati catapultati nell'anno 1243. Erano stati catturati dal re, erano stati legati ed era stato detto loro che sarebbero dovuti essere sottoposti al supplizio del pirulì pirulà. Ma di cosa si tratta? Bene, cari amici, continuate a seguirmi e scopriremo il seguito di questa folle storia. Mentre il re parlava, il piccolo Federico aveva cominciato ad analizzare la situazione. Quegli individui medievali gli avevano legato il capo di una lunghissima corda ad una gamba e poi con la stessa li avevano avvolti tutti e tre attorno ad un palo conficcato nel terreno, bello liscio e tutto unto di grasso. Ma perché mai? Nel frattempo, nella piazza si era raccolta una piccola folla di persone ansiose di assistere allo spettacolo. Molto bene, miei cari sudditi! Benvenuti per assistere a questo bellissimo spettacolo. Adesso sottoporremo questi tre ficcanaso al supplizio del pirulì pirulà. Mi serve un volontario molto forzuto. Chi si fa avanti? Ed ecco che dalla folla si fece avanti un uomo tutto scarmigliato e puzzolente quasi quanto il re. Eccomi qua, mio sovrano. Ditemi cosa devo fare e io eseguirò i vostri ordini. Beh, direi che è molto semplice. Non devi fare altro che tirare il capo della corda rimasto libero, facendo roteare questi piccoli mocciosi a gran velocità su se stessi. Alla fine della corda, questi tre piccoli intrusi verranno scagliati in aria a gran velocità. E quindi ciao a tutti e chi si è visto si è visto. Ma il piccolo Federico, che era piuttosto furbo ed era un grande esperto di droni, cominciò ad elaborare un piano. Ascoltatemi bene, cari cugine, io ho un piano. Nel momento in cui verremo scagliati in aria, non dovremo fare altro che spalancare le braccia come se fossimo tre piccoli droni. In quel modo potremo anche guidarci nell'aria e dirigerci dove meglio crediamo. E non riusciremo mai a volare dall'altra parte delle mura, ma qui davanti c'è una grossa torre. Potremmo cercare di raggiungerla e atterrarvi sopra. Poi decideremo con calma il da farsi. Perfetto, allora siamo d'accordo. Fu così che il volontario barbuto e puzzolente, una volta ricevuto il segnale dal sovrano, cominciò a tirare con forza il capo libero della corda. E poi partì di corsa. I tre poveri bambini cominciarono a girare come trottole a una velocità spaventosa. Gli spettatori erano in delirio e ballavano, saltavano, facevano capriole in preda all'eccitazione. Ma poi si ammutolirono interdetti quando videro quello che stava succedendo. I tre bambini avevano aperto le braccia e, sempre girando su se stessi, avevano cominciato a volteggiare in modo assolutamente imprevedibile.
ma poi i tre bambini riuscirono finalmente a pilotarsi con le mani e, guidati da Federico, puntarono verso la sommità della torre e poi vi si posarono sopra, non proprio con grazia, ma quasi. A dire il vero, non fu proprio il classico atterraggio morbido. Piombarono sulla torre a una discreta velocità e rimasero per un po' intontiti e senza fiato. Ma poi, un po' per volta, si ripresero e cominciarono ad analizzare la situazione. Per il momento erano liberi e fuori pericolo, ma si trovavano in cima ad un'altissima torre e sarebbero dovuti scendere di lì. Magari vi era una scala interna, ma i soldati medievali avrebbero potuto facilmente raggiungerli per quella via. Avevano ancora una lunga corda rimasta legata alla gamba di Federico. Però l'idea di calarsi giù dalla torre fu subito scartata. Là sotto era radunata una gran quantità di soldati armati, pronti a catturarli e a sottoporli a chissà quali altri supplizi. Che fare? I bambini cominciarono a pensare di essere in trappola. Nel pavimento della torre vi era un'apertura avvolta dall'oscurità. Non si vedeva nulla e men che meno una scala. L'unica possibilità sarebbe stata quella di calarsi con la corda che era rimasta loro. Ma dove sarebbero finiti? Il sole stava per tramontare e di lì a poco sarebbe calata la sera. Bisognava decidere in fretta. Così, senza pensarci troppo, legarono la corda ad un merlo della torre e la calarono nell'oscurità. Ebbene, era l'unica cosa da fare. Ma chi scende per primo? Vado avanti io. Se sentite fare gnam gnam, è segno che ho trovato un orco che mi sta mangiucchiando. Ma non dire scemenze, cugino. Tanto non abbiamo altra scelta. Quindi procediamo, sperando che non ci succeda nulla di brutto. Ed ecco che il coraggioso bambino, proprio come previsto, cominciò a calarsi pian piano con la corda in quel buco avvolto dall'oscurità. E poi, una alla volta, anche le bimbe lo seguirono. Bene, cari amici, per oggi mi fermo qui. Cosa troveranno i bambini nel buco oscuro della torre? Per saperlo, seguitemi per la prossima puntata. Io intanto vi ricordo che, se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi al canale, lasciarmi un bel like e, se volete, un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento per la terza puntata. Ciao a tutti e a presto!